Bella l'estate! Siete contenti dell'estate? Troppo, troppo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Stamattina stavo cercando delle canzoni homemade da mettere e sono partito con la pietra urlare che è un'ottima perla, no? Una canzone bellissima. Tutte le altre canzoni che avete sentito quest'oggi sono state recuperate poi a cascata dalla stessa playlist di Pietra Ollare. Quindi io non so come questa cosa sia potuta accadere, ma insieme a Pietra Ollare c'era DJ Francesco, che anche quella è un'ottima perla. La canzone del Capitano credo che sia una delle cose più belle che abbia mai fatto e forse l'unica cosa decente che ha fatto. Tra le varie canzoni, tra l'altro, è stata tagliata anche quella di Giorgio Vanni. Quella di Giorgio Vanni. Com'è che si chiama? Aspetta. Aspetta, qui ovviamente funziona sempre il cazzo. Data di importazione, fammi vedere perché l'ho scaricata comunque. Ah, quella di Pokémon Go, è vero, è vero. È stata eliminata sia quella che MC Cavallo 2 kg di culo. Quindi adesso andiamo ad eliminare tutte le canzoni di stamattina e quelle ve le cuccate domani. Che bello dare un tema alle canzoni mattina dopo mattina. Magari io sono una persona intellettuale, io ne so a pacchi, eh? Sono incredibilmente fico. Allora, vorrei fare un ringraziamento a tutti i subscriber, a tutti quanti, Ah, sì, perché mi ricordo. adesso vi ringrazio anche tutte le sub qui, e la donazione. Vi ringrazio infinitamente perché il video ve l'ho linkato ieri. E non era dato a tutti gli inserzionisti. Fortunatamente nel giro di mezz'ora è arrivato 500 visual. Evidentemente. Ah no, non ha dato la maggior parte degli inserzionisti. Di nuovo, niente. Come non detto, cosa devo Ah, fare? sì, mi Cosa devo ricordo. fare? Era arrivato a 1000 visual, però non. No, 500 visual. E mi ha detto. È monetizzato. Ho detto, boh, va bene. Non mi sono preoccupato anche se ne chiedeva 1000, però non lo so. Non lo so, vabbè, vedremo quando verrà pubblicato. Io non so più che cazzo dire, sinceramente. Non lo so più. Vabbè, lo lascio non in elenco a sto punto. Poi mi ricorderò io di pubblicarlo. Così magari me lo monetizzo. Niente, volevo ringraziarvi, però in realtà non è servito a un cazzo di niente. Grazie Gabriel, non è servito a niente, a quanto pare. Perché YouTube fa schifo! Evviva! Cazzo! Che bello! Che bello! Oh, che depressione! Vi giuro, stamattina era monetizzato. Vabbè, non importa. Allora, Cippalippa, grazie mille. Grazie mille anche a Giallu. Ma grazie anche a Denk che dice: Guten Tag, Herr Katze! Donazione per festeggiare la mia gioia di quando, dopo anni di corsi da barman, mi vedo entrare il cliente che. Dopo essersi ampiamente Ah, grattato sì, lo mi scroto, ricordo. esordisce con un l'importante nella vita è. Ci sta, ci sta. Perché no? Perché no? Grazie anche a Zach. E sono 6. Il tempo passa e non si invecchia con il gatto. Adesso ci vediamo là che festeggiamo. E festeggiamo così, va bene. Grazie mille. Grazie anche a Gaggio. Che dice: Buongiorno gattone, siamo già a 7 mesi. Il tempo vola e le si vuole sempre più bene. Oh! Thank you! Troppo. Cos'era? Grazie anche a Giallo! I pass broadcaster spaccano, ti si vuole bene. Grazie mille a Giallo e un saluto a tutti i pass broadcaster. Siete i migliori, siete i più simpatici e basta. Grazie a tutti quelli che mi guardano in pasta. Se state guardando questa live su YouTube, scrivete qui sotto viva. Non mi viene niente perché non sono uno youtuber di successo. Comunque, aggiornamenti, aggiornamenti. Allora, oggi doveva esserci il Moderation Day, però visto che Mark dei Termosifoni è un uomo di merda, Ah sì, mi l'abbiamo ricordo. dovuto slittare. Abbiamo dovuto slittare tutto. Quindi, questa sera ci sarà la super novità, super copiata da un sacco di persone. Stasera serata plagio per questa sera.
che sarà un nuovo format, la chiameremo serata plagio. Domani, Moderation Day, avete notato che non sto facendo la signorina col cappellino né oggi e non la farò neanche domani. Questo perché non perché l'ho abbandonata, ma la recupereremo da lunedì mattina. Ma questo perché quella signorina lì ho notato che mi portava meno persone in live, ok? Avere meno persone in live mi porta meno risonanza all'evento che voglio creare domani, quindi sia oggi che domani si fa Battleground la mattina, poi domani faremo American Track come è sempre fatto, come sempre si farà, perché noi ci amiamo e quindi domani sera, seratina tranquilla, però tutta condita con un sacco di donazioni per i nostri moderatori. Va bene? Vi ricordo che domani entrambe le live avranno le monetizzazioni al 100% devolute, è bello così, come dalla Chiesa Cattolica, ai nostri moderatori preferiti. Se non donate, siete dei pezzi di merda. Grazie mille anche ad Akira che dice 6 mesi di ottimo intrattenimento, grazie, che la forza sia con l'EU. Grazie. Il video per il video per il moderatore, il video per i subscriber. Non ho neanche iniziato a montarlo, quindi niente. Lo vedrete sia domenica che lunedì sera. Come al solito, quando il 15 capita di domenica, e purtroppo sta capitando sempre solo di domenica o in giorni di festa, lo riceverete il giorno dopo. Cioè, lo riceverete sia il 15, chiaramente per la tradizione non si sconfigge mai. Cazzo, ho detto? Boh. Ma anche il 16, anche il 16, perché così avete il tempo lunedì di rifarvi tutti la sub e mando 7 ondate, che così almeno la gente non dice io non l'ho ricevuto, e che cazzo però. YouTube di merda, Twitch di merda, tu non funziona niente. Tra l'altro stanotte è successo un fatto, ma iniziamo a giocare perché sennò non giochiamo mica. Ve lo racconto man mano che andiamo, tanto è tragica. Guardate che sta diventando sempre più tragica vivere in questa vita, è incredibile. Boh. Ringrazio la mail che ha deciso di mettere Twitch nella posta indesiderata, e appunto, vedi. Signorino Sif fa 4 mesi il 14, non mi ricordo mai quando cazzo, se era il 14 o il 16. Comunque fa 4 mesi in settimana. Ora, vi Sì, mi racconterò ricordo. una storia abbastanza agghiacciante. Grazie Kratos! E niente, la Cicchi mi deve scrivere mentre sono in live. Un abbraccione Gattaus, continua così perché hai preso la giusta direzione da un anno a questa parte, che hai fatto tanti cambiamenti sempre in positivo. Oh, grazie. Cosa c'è divertente nei Truck Simulator? Fatevi un giro in macchina. Vabbè, dopo mi vado a sbarrare su per un muro, però. Cogliona. Cogliona, Roby, cogliona. Allora, V4Voice? Assolutamente no, anche perché è un nome spettacolare, l'avrei letto. Mi dispiace. Oh, la nebbia, che bella la nebbia. Allora, ieri sera ho ricaricato il video più volte, come sapete, e stavo lì un attimino a guardare. Stavo cercando anche di fare una cosa carina, ovvero far vedere alla mia donna che come montavo. Non si può fare. Perché non si può fare? Perché non si può? Volevo sapere perché. Perché con Google Hangout tu non puoi mutare un'altra persona. Non lo puoi fare. Puoi mutare te stesso, ma non puoi mutare un'altra persona. E questa cosa mi ha impedito di poter fare una cosa del genere. Probabilmente Skype lo fa, ma non importa. Allora ho detto vabbè, fanculo tu. E sono andato a dormire. Dormire, sono andato a letto a guardarmi. Come si dice la televisione? Io ho l'iPad e mi guardo Now TV, il canale dei cartoni animati per prendere sonno. Alle 11 meno. No, alle 11 e mezza smetti di andare in internet. Smette di funzionare internet. Non funziona, mi alzo.
controllo, accendo il computer che magari la bolletta non era andata pagata, controllo, tutto col 4G del telefono, non va internet, non va. Before Voice, sono 5, le ci vuole sempre più bene. Ah, vedi, era l'app desktop. Va bene, grazie mille. Telefono Fastweb. Hold on, please. Duru 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 duru. There we go. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Un quarto d'ora. 15 minuti. Ho cercato di fare lo screen, ma mi ha chiuso la telefonata. Ho sbagliato. 15 minuti così. Nessuno mi ha risposto. Puttana. Anche perché stavo cercando di fare qualcosa. Non è che stavo. Cioè. Vabbè. Fortunatamente alcuni di voi mi hanno scritto su Twitter: neanche a me funziona, neanche a me funziona. Luke mi ha linkato che non funzionava sostanzialmente a un cazzo di nessuno. Però anche vaffanculo, io sono andato a letto quasi all'una per questa puttanata qui, perché mi ero preoccupato che fosse un problema mio. Invece non era un problema mio, sono loro che sono dei pezzi di merda. Allora, sapete cosa dovete fare? Dovete fare ammenda e scrivere su Twitter: abbiamo i cazzi, siamo rotti. Perché se tu lo scrivi su Twitter, io dico, prendo atto della cosa, non perdo 8 ore a telefonare che poi non mi rispondi, perché ovviamente tutte le linee saranno state intasate dalle altre persone che non funzionavano. Allora rilasci un bel comunicato, scrivi il tuo bel tweet dicendo: ragazzi, non va, scusate, non va. E io dico, va bene, non va, e mi attacco al cazzo. Però se io non so se è un problema mio o se è un problema tuo, brutto figlio di puttana, non lo sapremo mai. Perché io devo stare lì al telefono sperando che qualche stronzo mi risponda dalla Romania. Perché hanno specificato che mi rispondeva dalla Romania. Io dico, vabbè, rispondi da dove cazzo ti pare, basta che mi rispondi. Eh? Ma Dylan, dove sei rimasto? Comunque, montavo il video che non ho ancora infatti iniziato a montare. Volevano scrivere ma non dare nemmeno loro internet. Cazzo. Cioè, è stupida questa cosa qui, perché loro vogliono mantenere tutto nascosto. Ma non sta andando a centinaia di migliaia di persone. Come cazzo è possibile? Non lo puoi tenere nascosto. Non funziona. La gente comunque comunica tra di loro. E infatti per fortuna che hanno... Ho contribuito anch'io ad avviare il trend Fast Web Down, che così dopo ho visto un sacco di altre persone che come me avevano il problema. Però se scrivessero loro direttamente su Twitter non funziona un cazzo, la gente magari capirebbe prima e si mette il cuore in pace. No? Non mi sembra così difficile la cosa. Ma sì, Alfa, sarà stato un problema solo di stanotte. Per carità, non dico niente, però io mi sono preoccupato perché pensavo di aver problemi io, alla mia centralina, non aver pagato la bolletta, sai quanti cazzi ci potrebbero essere, non lo sai, anche perché era in procinto della mezzanotte e uno pensa, cazzo, magari è scattato qualcosa, non lo sai. Paffina, era ieri notte alle 11 di sera. Magari stavi dormendo. Mi è arrivata la notifica del suo tweet. Quindi ho detto fanculo tutti, mi sono messo a dormire. No, ma neanche a me ha mai dato grossi problemi Fasto da quando ce l'ho. Però ogni tanto fa le puttanate. Però, ripeto, secondo me non è così difficile. Figa, ma Barlumeria sei rimasto lì a parlare di Truck Simulator? Ma chi se ne incula? Vuoi sapere perché faccio American Truck Simulator? Perché è un gioco rilassante e ci ascoltiamo la musica guidando. Ma chi cazzo se ne frega che potrei guidarmi una macchina vera? Ma davvero bisogna ragionare su queste cose qui? Alle 10:11 del mattino? Ma per cortesia, ma chi se ne frega, dai? A disquisire. Ma non ti piace non guardarlo, santo Dio? Non stiamo qui. Ma chi se... Guarda il cazzo che ti pare. Non ti piace? Va bene, ti piacerà guardare qualcos'altro. Non c'è bisogno di inculcare la tua idea ad altri.
A me piace, non è che se mi dici che a te non piace allora non lo faccio più. Santo cielo, che mattinata allegra, oh! Comunque nulla, un comunicato magari sarebbe più comodo per tutti, per me, per loro, tutte quante le persone che hanno i cazzi loro. Un po' di polemica mattutina al posto del caffè, ma sì, ma non ce n'è bisogno, dai ragazzi. Cazzo, siamo tutti adulti. Nessuno ti obbliga a guardare qualcosa che non ti piace, per carità. Anzi, preferisco che non mi guardi piuttosto che guardare una cosa che non ti piace. Oh, finalmente uno zaino. Ma aspetta, c'è uno zaino livello 2 qui? Perché me lo sono immaginato? So scivo. Allora, sai che mi sento in una situazione abbastanza del cazzo? Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Oh, Dio mio. No, non me lo voglio bere l'energy drink. Basta fare la clip e mettere il titolo della clip perché io la veda. Basta solo quello, ragazzi. Non devi mandarmi, non devi fare niente. Fai la clip, metti un titolo alla clip, a posto così. Ma sì, ma Ballumeria, ma sono sicuro, però non c'è bisogno di disquisire su quello. Chi se ne frega? Sono sicuro che ci saranno altri 1000 giochi che non ti piace guardare. Di sicuro non smetto di farlo perché magari a te non garba come qualcos'altro. A me piace farlo. Che alla fine è la scusa per ascoltarsi l'autoradio in autostrada. In 130 si vola! No. Allora, guardiamo qui veloce, poi scappiamo che c'è il gaff. Titolanze in abbondanza sulla clippanza. Vedete, Gabriel si sente proprio on fire oggi. Ok, adesso abbiamo quello giusto. Pure il bombarda qui, che sfiga. Here we go. I love me. I go to the clown. Cazzo in culo. Faceva così, no? Faccia di me puzza di ano. Canzone da fastweb, dai, bisogna saperla. E se non la sai te la fanno imparare a memoria loro, cioè, ci vuole un attimo. Che cazzo? Me li presti 2 chili di culo? Io non posso, lo giuro. 2 chili di culo me li presti? Io non so che altro tu li vorresti. Io non trovo un cazzo, puttana. Puttana. Perché dovrei levarmi dalle balle una certa. Delle bendagge. Vai, occhio resto qui e poi corro via. Oh, vabbè. Dai! Ok. E va bene, e questo è il loot di oggi, un fucile a pompa e l'atomica. E un po' di danno da caduta. Che vuoi farci? Sarei potuto andare qui.
Cerchi di non inserire parolacce nelle somme, altrimenti le rompono le scatole. No, non è vero, non è per quello. Non sono le parolacce che creano problemi ai mix. Attualmente l'algoritmo di YouTube, ma a parte il fatto che è un discorso molto vecchio che abbiamo già fatto e rifatto, ve l'ho anche già spiegato in maniera abbastanza precisa, ve lo ripeto un'altra volta, non sono le parolacce il problema, non è il linguaggio maturo. Il linguaggio maturo ti fa andare. Il canale YouTube ti mette i video nella modalità con restrizioni, nel caso uno le abiliti. Esempio, tuo figlio di 5 anni ha un account su YouTube, tu imposti il filtro famiglia e non vede i miei video. Fine. I miei video comunque sono monetizzati regolarmente, non c'è nessun tipo di problema di quello. Quello è un falso mito che gli YouTuber stupidi hanno sfruttato a loro piacimento per poter portare ancora più pubblico e fare polemica. Non c'è nessun tipo di problema con la modalità con restrizioni, va bene? Perché è il filtro famiglia. Se tu non vuoi che tuo figlio veda le pubblicità, veda, scusami, non le pubblicità, ma uno come me che dice le parolacce, metti la modalità con restrizioni e tuo figlio non vede i miei video. E sai cosa ti dico? Fai bene, perché se un bambino non si vede i miei video dove magari dico delle parolacce oppure nelle mie live dove dico figlio di puttana, credo che sia la cosa migliore per me, perché poi dopo non mi sento in colpa per aver traviato un bimbo, per tuo figlio, visto che non viene su dicendo il gatto ha detto figlio di puttana, lo dico anch'io, e anche per te, perché così appunto non hai un figlio che dice figlio di puttana. Ok? E questa mi sembra una cosa sacrosanta e chiara, quindi ben venga questa cosa qui. Ok? Puttana lui. Visto? Non lo vedo. E dov'è? Ecco! Madonna, era lì in mezzo alla nebbia, l'avevo visto, ma ormai era andato. Non era da dove mi sparava, cioè non era da dove credevo fosse prima. Mannaggia. Errore mio. Va bene così. Prima è verginissima. Quindi... mamma, cacati addosso. Quindi, su questo spero di essere stato abbastanza chiaro. Ok? Non... La modalità con restrizioni è il filtro famiglia. Non ci causa problemi a noi YouTuber. Non causa problemi a meno che voi non abilitiate, perché di base è disabilitata. Se abilitate il filtro famiglia vuol dire che non volete vedere il video con le parolacce. E quelli sono cazzi vostri. Va bene? E questo è giusto. Va bene, sono d'accordo che l'abbiano fatto. Va benissimo così. E su questo spero di essere stato abbastanza chiaro. Adesso c'è un altro problema. Purtroppo YouTube ha avuto dei grossi cali alla monetizzazione perché delle grosse marche come Mercedes, se non sbaglio, hanno tolto la loro pubblicità su YouTube perché hanno visto i propri video che finivano all'interno di video, dove dicevano a morte gli ebrei. E non più di Pai che ha fatto una stronzata, proprio una stronzata nel senso che era una cavolata, era una stupidaggine, non inneggiava la morte agli ebrei, era proprio una scemenza quella lì. Ma di gente che si rasa la testa, si fa, non il crocifisso, come si chiama, la svastica qui e dice a morte gli ebrei, ma anche divertito proprio, cioè morrite ebrei, morrite voi bastardi di merda. Bene, questa cosa qui ha portato a perdere un sacco di investitori da parte di YouTube e allora YouTube è corso ai ripari perché non può controllare ogni singolo video per vedere se uno dice a morte gli ebrei o meno e allora ha creato una specie di robot automatico che controlla con degli algoritmi particolari audio video cazzi e mazzi per vedere per prevenire la monetizzazione di questi video, ok? Così il video non viene monetizzato perché comunque non ti vogliono togliere la parola, perché il video lo puoi pubblicare lo stesso. YouTube non è contro la libertà di parola, anche se credo sia anche illegale dire a morte gli ebrei, ma questi sono altri discorsi. Quindi il video te lo fa pubblicare lo stesso, però ti dice, ehi,
quello che dici nel video potrebbe dar fastidio agli inserzionisti, quindi magari non te lo vogliono monetizzare. Non tutti, ma alcuni inserzionisti, magari quelli più costosi, non ti vogliono dare la monetizzazione. E questo non è un ragionamento sbagliato, ok? Perché anche questo è un ragionamento giusto per preservare gli inserzionisti, che appunto mettono dei soldi e non vogliono vedere i loro soldi finire in canali terribili. Ed è giusto anche per YouTube, perché sennò chiude. Sì. Aspettavi un pacco a pagamento? Sì. Quant'è? Toh. Magari tu moneta qua. No, go. Toh, la moneta è qua, ciappa. Non l'ha presa. No, puoi taggarmi qui su Twitch, Vincent, non ti preoccupare. Anzi, è meglio, se devi dirmi qualcosa mi si illumina tutto. Cosa vuole io, Toby Musa, cosa vuole? E dove sei poi, che mi manchi? Ne parlavo ieri con gli altri, mi manchi, brutto stronzo bastardo. Il video di Breaking in Italy lo linkiamo a fine live, dai, che così magari la gente non chiude questa live e va lì. Finisco il discorso. Cazzi mia, è il pene così, Karim. Quindi, come dicevo, YouTube fa bene a correre i ripari, perché altrimenti chiude. Il problema qual è? Il problema è che il robot, vuoi per... lo chiamiamo robot, ma non saprei come chiamarlo, Ginevra, vuoi per il fatto che è giovane e deve ancora imparare, perché effettivamente è una di quelle cose che impara mentre sta lavorando, vuoi per quello, vuoi perché l'hanno fatto col culo, gira e rigira, si finisce molto spesso, si finisce molto spesso ad avere video non monetizzati, anche completamente a caso, proprio per un errore di questo algoritmo, di questo Robocop che controlla i video. Purtroppo a noi capita, ma non perché diciamo le parolacce nei video le puoi dire, ripeto, finisci magari nella modalità con restrizione, non le vedono i bambini, come è giusto. Poi sarà un problema per gli youtuber che fanno Clash Royale, ma quelli sono cazzi loro. Noi non abbiamo di questi problemi, va bene. Ogni tanto ci demonetizzano i video. Perché? Perché l'algoritmo di YouTube sbaglia e ci demonetizza le cose. Dove sta il problema vero? Il problema vero è che spesso ti viene demonetizzata una live o un video molto vecchi. Tu, per poter richiedere la revisione manuale, dove c'è un cinese che ti viene a controllare il video e lo guarda, effettivamente dice: ah, questo video va bene, tu puoi monetizzare questo video. Che non era tanto cinese, mi è venuto un po' male. Lui controlla e dice: ok, però per controllarlo deve fare 1000 visual. Ora, non credo che il filmone, che è un'immagine fissa, santi Dio, con delle voci sotto, di A casa per Natale, fatto l'anno scorso, che mi pare abbia fatto 5000 visual, se va bene, possa fare 1000 visual. No, non avevo sentito di Phil De Franco, Karim. Cosa disse? Quindi io mi terrò probabilmente delle live demonetizzate per sempre. Questa è la questione. No, aspetta, devo correre perché sono indietro. Questo me lo prendo, ma corro perché sennò... Vabbè, 2 minuti in realtà. Dai, lutto. Volentieri, Carimuso. Aspetta, che devo entrarci anch'io su TS. Aspetta. Perché mi... Oh, Dio mio. Salve, mi sposto. Ecco qui. Ok. Mi ha fatto accettare l'Eula TS, non so perché. Eccomi. Buongiorno, dica. Buongiorno. No, era, aspetta, che ti sento molto basso. È perché ieri c'è stato problemi anche qua di audio. Ho visto che ho avuto problemi di internet. No, ho avuto problemi di tutto ieri. La madonna. Prego, parli, intanto alzo un attimino il volume di TS. No, semplicemente si è scoperto una cosa un po' del cazzo. Come si chiama? Oddio, mi sfugge il nome. Quel vlogger con gli occhiali da sole, famosissimo, americano. Cazzo, c'è un nome... È americano? Per inglese, a me... C'ha la parlata di merda, comunque, c'ha... Non...
Sì, quello lì che aveva fatto il viaggio Esatto, in aereo esatto. super Casey milionario. Neistat, Che, ecco. bravo, bravo, Casey. Casey Neistat Sì. ha fatto un video per. Ah, sì, mi ricordo. Ok, l'ho visto, sì. Prego, raccontalo Sì, tu, però mi è venuto in mente. a favore di quello che è successo a Las Vegas, no? Della sparatoria a Las Vegas e Esatto, di sì. tutti i morti che ci sono stati, per parlare di questo argomento, e ha detto: tutti i soldi della monetizzazione di questo video andranno in beneficenza per Las Vegas. Ovviamente il video è stato demonetizzato. Giustamente. Allora lui ha scritto a YouTube che gli ha risposto. Lui ha scritto a YouTube e gli ha detto: ma scusatemi, avete demonetizzato un video che sì, parlava di terrorismo, ma non è che faceva vedere la morte. Cioè, parlava di terrorismo, ma era per beneficenza. Mi Esatto, sembra stupido che volevo l'abbia fare del bene demonetizzato. praticamente. Esatto. E YouTube gli ha risposto: ma lo sai che noi no, assolutamente non possiamo monetizzare i video che parlano di terrorismo. Sì. E già qui la storia è assurda per il fatto che anche solo il parlare, anche se non, cioè, se non fai vedere niente, ma ne parli soltanto, il video è demonetizzato, anche se è Infatti, per lì è il problema di beneficenza. Breaking Italy. Esattamente. Che Breaking Italy monetizza un quinto di Zero. quello che dovrebbe. Però Phil DeFranco, che è praticamente la versione di Breaking Italy famosa americana su YouTube, Sì. ha scoperto una cosa. Ha scoperto che i video però che parlano di terrorismo, che accennano al terrorismo, che parlano di terrorismo di Jimmy Jimmy Kimmel Kimmel sono sono monetizzati. pienamente Sì. monetizzati. E allora è scoppiato un po' un casino perché ha detto: ma cosa vuol dire? Allora perché quelli sono monetizzati che non sono neanche di beneficenza ed è roba televisiva Esatto. e monetizzate il mio di beneficenza? No. YouTube ha risposto che si è scoperto che a quanto pare ci sono dei super partner di YouTube che hanno la possibilità di avere monetizzati i video che di norma non potrebbero essere monetizzati perché, in soldoni, perché super importanti. Sì. Semplicemente perché sono super fighi come Jimmy Kimmel, che sono super famosi e possono avere la monetizzazione diretta su YouTube. E quindi, cioè, il fatto che abbiano tolto la monetizzazione a Casey Neistat era solo per precauzione. Cioè, non era Certo. neanche perché effettivamente era per il rischio che Per il il parlare rischio di che terrorismo potrebbe dare fastidio. Addio. Anche se in realtà non lo è, e quindi è una merda. Sì, che poi dopo ti fanno la revisione, come stavo dicendo prima, 1000 visual, te lo monetizzano, ma tranquillamente il bot può tornare e togliertela di nuovo. Sì, infatti c'è gente che continua a togliere e mettere la monetizzazione e non per causa sua. Ed è successo un casino per questa cosa qua. È un casino. Perché poi, ovviamente, non c'è. La cosa che a tutti sta dando fastidio, a tutti gli YouTuber internazionali, e che noi purtroppo ci possiamo fare relativamente poco in È Italia o in chiaro, sì. Europa, è che non c'è comunicazione. YouTube non dice assolutamente niente Come di queste Fastweb? cose qui. Nulla. Vabbè, Fastweb, lasciamo perdere. YouTube non dice niente di questa cosa qua. È una roba Eh no, incredibile. perché tu non sai, cioè, ti trovi il video. Vabbè che magari noi, un po' più informati, ci andiamo a leggere i blog, le cose, anche perché ci mandano i report, quelli di Toms e quant'altro, ma una persona che inizia YouTube oggi non sa niente. Non Si sa trova i video nulla. mai E monetizzati e noi lo basta. scopriamo grazie a quelli americani, tra l'altro, Tra l'altro, che fanno casino sì. e niente. Che tra l'altro poi a me fa ridere sta cosa perché è tutto veramente partito da quel casino di PewDiePie. E PewDiePie Ma ha allora, sempre c'è cioè, più di cercato. PewDiePie in realtà, come ho detto prima, ha fatto una stronzata, però non. E Cioè, no, che lui ha fatto una alla fine si è stronzata che rovinato da però. solo. Ma ha rovinato tutto PewDiePie. Per errore, non è No, stata colpa in sua. realtà no, ti ricordo che il casino vero era scoppiato prima. Era scoppiato prima con Mercedes che aveva mollato e altre marche importanti che avevano mollato proprio perché i loro video, cioè la loro pubblicità era davanti a video di odio contro appunto gli Ma ebrei o questo altra gente. non è partito proprio perché No, 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 è successo prima di Disney. PewDiePie. Ah, vabbè. Poi Quindi. PewDiePie ha fatto quella cosa lì e Disney gli ha detto, vabbè, muori bastardo. Così gli ha detto, perché la Disney non hanno mezzi termini. Giustamente. E Vabbè, quindi questa è la questa nostra è una vita. storia di merda. E infatti, come dicevo. Ho visto una Scusa. kill. Ero più che altro mi sto sparando dietro. Prego, No, dicevi? il fatto che il nostro video di
Brainstormers. Dei brainstormers di 47 secondi, un video comico di 47 secondi, è stato demonetizzato perché probabilmente abbiamo detto immigrazione, immigrati anzi, immigrati. Ma non l'ha più rimonetizzato? No. Peccato. E quindi niente, quindi per una stronzata così è finita. Però vedi, anche qui abbiamo detto probabilmente, non lo Esatto, sappiamo. non lo A me dà sappiamo. fastidio, non lo sappiamo. Hanno demonetizzato anche Isaac, però ho chiesto la monetizzazione manuale, me l'hanno messa. Io pensavo di aver fatto una furbata, infatti ieri sera ho mandato il video ai sub, ho detto dai, mandatemelo a 1000 visual per piacere. E me l'aveva rimonetizzato, stamattina guardo, non c'era più la monetizzazione. E quindi io lo pubblico senza monetizzazione, non so che fare, perché È comunque anche lo... colpa di youtuber che sono diventati famosi bestemmiando per tutto il video. Sbaglio? No, Se no, sbagli alla no, grande. l'ho spiegato Sbagli prima, alla l'ho grandissima. Vuol dire che spiegato non hai prima. capito un cazzo, Scorpio. Va bene. Grazie mille, Porca vado miseria. via se non metto a insultare. Ciao. Quello che ho detto prima. Allora, se uno bestemmia, dice parolacce o cosa, finisce. Che palle, però, non mi posso fermare un attimo. Non so neanche dove andare, in realtà, sto scappando, ma. Arrivedervi. Cazzo, mi sparano da ovunque. Finisce al massimo. E niente, non ce l'avrei mai fatta, a quanto pare. Che peccato. Finisce nella modalità di restrizioni di YouTube. Se dici parolacce, bestemmi, mandi a fanculo. Gli sponsor ti mandano a fanculo. Gli sponsor, quelli che ti pagano, come ad esempio una cosa ricorrente, come la pubblicità dei crediti, la pubblicità di sto cazzo, non lo so. Quelli ti mandano a fanculo e YouTube ti mette nella modalità, ristretta. Quindi i bambini non ti vedono. Non è colpa loro. Non è colpa loro. Loro si rovinano da soli. E poi sono delle persone di merda perché se devono bestemmiare e fare cose, magari non sono stati educati per il meglio, per quanto mi riguarda. Poi dopo. Sono veneto, lo sono da 25 anni, non ho mai porconato. Quindi direi che. Che dite? Stronzi. Devo ringraziare Rambos, quarto misiversario, o maggiore di 3. Grazie mille. Sì, mi ricordo. Tills, forza gattone, vedo di monetizzare che si devono andare a festeggiare questi 4 mesi. Guarda, io oggi pubblicherò per la prima volta un video, per la prima volta da quando ho preso la partnership, chiaramente, un video non monetizzato perché. Mai porconato in live? No, no, neanche nella vita vera, Alfa. Mai. Termine tecnico porconato. Ma aspettate un secondo, arrivo. Stamattina mi è arrivato un pacco. Visto che devo andare nell'America, faccio l'unboxing già che sono in live, che mi piace fare queste puttanate qui. Allora, già che devo andare in America, mi sono fatto mandare un bagaglio a piede. Non è stato un regalo, non ho fatto assolutamente nulla e vedo di aprirlo. Quindi si sbroxa. Vi faccio vedere che cosa ho acquistato dall'America. Poi non ho visto quanto ho dovuto. Aspetta, ma c'è la. Ah, eccola qui la bolla. Quanti milioni sono di dogana? Non c'è scritto. Eccola qui. Puttana, 35 euro. Vaffanculo. Nolo 18,30, tasse 16,63. Ho pagato 35 euro di dogana, come possiamo vedere da questa bellissima bolla. E vorrei ringraziare l'Italia perché 35 euro di dogana su 50 euro di borsa. Qui,
Non male, non male. Complimenti. Anzi, no, 50 dollari di borsa. Puttana merda. Ma vabbè, funziona così. Che dobbiamo fare? Lo so, Espritz, lo so. Cos'è sta roba qua? Della medicanza. Serviva uno scatolone così grande? Eccola qui, la mia bella borsella. È arrivata in 2 giorni, ottimo. ThinkGeek, sempre una garanzia. ThinkGeek è un sito bellissimo dove si possono comprare un sacco di cose belle. L'unico problema è la spedizione, che costa circa 24 dollari, 25 dollari. E la dogana, puttana merda, la dogana costa veramente troppo. Hold, grazie mille. Quindi l'ho pagata un sacco, però la fanno solo loro. Queste cose, perché è originale ThinkGeek, vedete? Finché geek, come cazzo si vuole pronunciare? Aspetta che... No, che ho mal di denti. Uso questo. Sono abituato a usare i canini per aprire le cose. Quando si dice risparmio per comprare all'estero, ma avessi comprato una cosa che costa meno lì? No, la fanno solo lì. Quindi... James sa di te, ma non ha mai visto il tuo video perché... Non gli... Ma perché gli ho parlato? Eh no, vabbè, ma scusami, è giusto, Paffina, cioè, devi controllare tu cosa guarda James. Non posso limitarmi io, perché a me piace dire le parolacce, mi diverte dire le parolacce. Eccola qui, vedete. La fanno loro, originales. Ed è un bel borsello. Eccolo qui, vedete. Perché l'ho presa? Allora, ho preso questa qui. Ne ho un'altra, sempre loro. Ne ho un'altra che in realtà è anche più grande. Aspettate, che è sotto tutto qui. Ed è comodissima. Si chiama Bag of Holding. Che cazzo, però, puttana le merde. Non guardate, bambini. Arrivo, arrivo. Ecco, eh no, vaffanculo. Vabbè, faccio così, che si fa prima. Ecco qui. Questa qui è la borsa tracolla con cui di solito vado in giro e faccio cose, no? È ottima perché è bella spaziosa, come potete vedere, c'ha un sacco di tasche. Faccio così, guarda. Vedi? C'ha 3 tasche, sono anche abbastanza spaziose. Vedi, qui c'è quello per non vomitare in treno, me ne è rimasto uno, non so se l'aereo mi darà fastidio, quindi magari ne compro ancora. Vedi? Ah, che bellina anche l'interno. È molto molto bella e spaziosa. L'unico problema è che appunto è una tracolla. Qui dietro c'è anche la tasca porta PC, è abbastanza spaziosa e ingombrante. Questa qui l'ho scelta perché non solo c'ha questa maniglia, ha la tracolla. Che non... Ah no, è dentro, la sento dentro, che va attaccata qui, ma soprattutto dietro c'ha le spalline e quindi diventa uno zainello. Hai visto? Hai visto? Vedi? E questa borsa qui adesso la apriamo assieme, vediamo un attimino. Come, infatti ho fatto questo ding ding, la odio già, però vabbè. Allora, qui si apre, c'è della carta! Wow! Ecco qui la tracolla che avevo sentito prima. Aspetta che la stacco. Ok. Quindi abbiamo la nostra tracollina. Qui vedete che si apre e c'ha il porta PC qui. Quindi da una parte porta PC e come vedete c'è ancora un po' di spessore per metterci ad esempio una maglietta, qualcosa. Di qui invece c'è un'altra taschina morbida dove magari uno si può mettere l'iPad o qualcosa. Fa veramente fastidio tutto questo din din din, però va bene. Ci si può mettere questi. Ok. Aspetta che rimetto dentro. Oh, bello! Guarda che c'è anche il coso con il diventi, bag of holding. Ok, e ci sono tanti piccoli diventini qui dentro.
andiamo a vedere dall'altra parte. Ecco, qui c'è una cosa che mi fa un po' cagare. L'unica cosa che mi fa un po' cagare, questa cosa qui è tessuto morbido e questo coso qui è velcro. Voi dovete sapere che questo rumore di velcro mi fa male al cuore. Sì, tantissimo. Ricordo. Il velcro, il ruvido che si storfina su ruvido, per me è come le posate che vengono grattate con la punta da... Cioè, scusami, è come i piatti che vengono grattate con le posate. Sto male. Quindi lo attacco e non lo staccherò mai più, se non con delle orecchie tappatissime. Tammy, auguri, auguri a Gatto, grazissime per questo medio intrattenimento. See you, Space Cowboy, grazie mille. Poi abbiamo questo, questo divento che si apre dentro, vabbè, una taschina normale, questo non c'è un cazzo, infatti non c'è un cazzo. Apro qui davanti, e qui davanti cosa ci sarà? Dell'altra carta, sicuro. Eccola! Altra carta, bene. E stavolta con questo coso qui che rimane aperto e varie taschine come possiamo vedere. Insomma, credo che sia un ottimo bagaglio a mano. Anche perché sul sito c'era scritto che può stare addirittura nel sedile sotto a quello davanti a me. Quindi qui ci posso mettere tutte le mie cose. Sembra abbastanza spaziosa, non solo da portare il PC e l'iPad, ma anche tutte la telecamera, delle batterie di riserva e quant'altro. Mi sembra molto pratica. Molto pratica, anche perché c'ha prese un po' dappertutto. Basta starci un po' attenti e in teoria nessuno che... L'unico problema è che fa un rumore porco. Questa cosa qui mi fa veramente fastidio. Però ame, cosa vuoi che ci faccia? Basta non agitare. Anche qua, anche nella parte zaino c'è una tasca qui. È piena di tasche. E sotto c'è i piedini per appoggiarla. Quindi ottima, è esattamente quella che volevo. Sono contento che... di tutto, anche i piedini per appoggiare. Ottima fattura, come sempre, ma sono sempre bravi loro. Quindi questa diventerà la mia borsina per andare in viaggio. Quella lì invece è un po' più per... Sì, porti un sacco di roba, però con la tracolla, porca miseria, inizia a pesarti un bel po'. Questa qui invece, mi sa che la utilizzerò anche per qualche trasferta a Torino, mi sa. Che dentro ci sta sicuramente un cambio, anche perché vedete che è abbastanza larga. Ci sta sicuramente un cambio, a meno che non debba fare qualcosa di un po' più particolare, questa mi sembra un ottimo compromesso. Bene, e io ve l'ho fatta vedere. Ho visto Manu, non c'è bisogno. Ho visto. Buon Obama a tutti. Eliconin, grazie mille. Non serviva, però grazie. Gentilissimi. E io vi racconto queste cose, ma non per farvi donare. Cioè, apprezzo se lo fate, però non dovete donare per forza. Cioè, io vi condivido parti della mia vita, ma non dovete essere voi a doverci rimettere i soldi. Però sono contento, perché Obama non si sentiva da un bel pezzo. Domani lo voglio sentire tutto il giorno, eh. Voglio sentire Obama tutto il giorno domani. Si sente? Donne, è arrivato l'arrotino. Va bene. Tammy, anguri anguri gattone, grazissimo per questo mese di intrattenimento. No, l'avevo già letta quella perché sono scemo. Grazie mille davvero a tutti. Vabbè, facciamo una partita di quelle belle, aggressive, rapide. Domani mattina, mi raccomando, donazioni su donazioni su donazioni su donazioni e anche un po' di donazioni per i nostri moderators. Sono molto contento della mia borsa che ho pagato 7.000 euro. Puttana la merda.
breve ricapone del suo video per chi non segue la sua live da un paio di settimane. Mi fa male qui, tanto tanto. Sono andato dal dentista e mi ha detto torna a fine mese. Fine. Eh sì, Parastruzzi, però non è servito a niente. Recuperati l'inizio della live. Breve ma intenso. Immagino Parastruzzi, ma non è colpa vostra. Voi siete stati grandiosi, avete fatto le cose da Dio, ma abbiamo superato anche le 1000 visual di un po', ma non è servito un cazzo. Niente, lo pubblichiamo così, cosa devo fare? Cosa volete che faccia, santo cielo? Lo prenderò nel culo, come al solito. Sono contento, Alessandro, sono molto contento. Entera! Lampredotto dorato, va bene, grazie mille. Guarda, Dark Cavaliere, anche sì. Però per adesso io ho preferito l'ombra di Mordor. Per adesso, non ci ho più giocato dopo la live di ieri perché sono andato a letto. Però per adesso ho preferito di gran lunga l'ombra di Mordor. Quando vado di nuovo a Torino? Adesso devo andare in America. Quindi cioè devo andare in America. Torno dall'America, devo andare dal dentista. Quindi anche lì non sono più andato dal commercialista. Dovevo andarci dopo l'ultima gita a Torino. Gli telefonerò. Devo fare quelle cose lì. Allora, al 100% a Torino ci vado a novembre, al 100%, nella settimana del 14, e a dicembre, nella settimana del Torino Comics. Quindi stavo pensando di farmi una settimana d'ufficio, poi dopo il weekend per i cacchi miei, perché dopo si fa gli eventi. Anche perché si sta avvicinando il Natale e avrete bisogno assolutamente della vostra guida per gli acquisti per le console di Natale. Che dite? E qualche altra ideuzza che ho in mente. Devo semplicemente scrivere i video. Il commercialista ti guarda con gli occhi da sciampista. Sì, mentre parliamo di dati, di soldi. Sì, ma un ciuffo biondo io te lo farei. Tra l'altro mi volevo fare la doccia stamattina, non c'avevo voglia. Me la farò dopo. È incredibile come io faccia un sacco di cose e comunque sono indietro. E non lo so. Boh. Va bene. Però mi è arrivata la valigia, la borsa questa qui. Adesso dovrò comprare una valigia da portarmi via. So che il limite è di 23 kg. Adesso mi organizzo e faccio tutto. Sono un po' preoccupato, lo ammetto, però quei 10 giga di internet mi dovranno bastare. In realtà credo non ci siano grossi problemi. È nero questo, no, è grigetto, ma va bene. 10 giga di internet per 18, 19, 20, 21, 22, 23. Così tanto sto via. Per 6 giorni. Dai. Dovremmo esserci, dai, per 6 giorni, 10 giga. Sto cagando addosso. Farei qualche live da lì. Il mio intento è farlo, però non credo di poterli fare ai miei orari. Non credo. No, che cazzo faccio, scemo? Quindi probabilmente farò orario a caso e chi c'è c'è, chi non c'è, amen, ragazzi. È giusto per fare comunque qualcosina. Dammi questa. Sperando che non vi dimentichiate di me e di rinnovare le sub, però tanto ho già messo in conto che la metà di voi la perderò per sempre.
Massimo, ti fai una SIM lì? Sì, per una rottura di palle, Massimo. Ci sarà un wifi free, dicono tutti, ormai. Non sono sicuro che il... A parte che se in America è come qui in Italia, i wifi negli hotel sono una bufala. Cioè tu hai il wifi, però non va un cazzo. E comunque ci sei o ti fai senza Spotify. Madonna, quanto distante. Non l'abbandoneremo mai. Ma non sei sub, Gorgo. Gorgo, cosa mi dici? Corriamo. Non è che i wifi sono più seri che qua, speriamo. Ma prima mi sono fatto male perché ho fatto un salto a culo. Stavolta il salto era giusto, era giustifica. Finché il Prime va, rimaniamo fedeli a lei, gatto. Oh. Non hanno l'assistenza sanitaria, ma la connessione internet la trovi anche nei boschi. È quello che dicevo l'altro giorno. In camera non avrò il bidet, però avrò la docking station per l'iPod. Porca puttana. Sono incredibili, io adoro gli americani. Mi piacciono un sacco queste puttanate, mi fanno ridere. E allora, pure il bombarda. Parastruzzi! Dica. Ieri mi hanno fatto uno sconto inaspettato e mi sono ritrovato questi in più. Si Come? tiri su GetOut. Grazie mille. Tra l'altro ho fatto un'offerta buona. Ho pagato 20 euro e mi danno 10 giga e 500 minuti, mi pare, sia di chiamate effettuate che ricevute. Quindi non male, 20 euro. E mi ha detto Nerdocracy che finché non scade, te la puoi rinnovare quante volte vuoi. Quindi pago altri 20 euro, cioè altri 10 giga. Direi che 20 giga vanno bene. Col cazzo, l'1 alle 2 di notte la live del mattino, ma vorrei anche saltare la live serale perché è l'unico momento in cui magari posso sentire chi mi ama lo sa. Magari qualcuna la faccio, però altre vorrei dedicarmi a fare i ciocci. Uno può morire anche per una semplice malattia. Ma chi se ne abbiamo il wifi anche sotto i ponti, giustamente. €7, 15 giga e 1000 minuti sono sculato. Ma in America, Nilo? Perché se voi mi state dicendo le vostre offerte qui in Italia siete tutti stronzi. Perché grazie al cazzo che ho un'offerta migliore anch'io per casa mia. Io stavo parlando di €20 per 10 giga e 500 minuti di chiamata in America. Stronzi. Sono veramente tutti. Ma che cazzo me ne dovrebbe fregare di dirvi la mia offerta attuale qui in Italia? Scusatemi. Siete proprio dei birbi. Cosa figa è che adesso tu puoi andare in tutta Europa, a parte la Svizzera, con la tua offerta italiana e funziona. Quella è una cosa figa. Che ora è? Mancano 4 minuti. Non c'è più il roaming. In Europa non c'è più il roaming. Nilo, vai in America, te lo ficcano nel culo. Ma aspettate, in Europa? No, cazzo. Io vado in Inghilterra, vado a Londra, scalo lì. Cosa mi usa? Devo usare il roaming? È ancora considerata Europa la Brexit? Nope, però. Sì, no. Lì è come se fosse ancora Europa. Buono, dai, buono, perché dovrò passare.
Un'ora, vabbè, in realtà sono semplicemente qualche ora recupera, qualche giga recuperato, perché devo andare a Londra. Almeno da Londra posso anche fare delle telefonate e quant'altro. Buono, buono. Tosca, mi è uscita la cremina calda calda dal pisolino duro duro. Che schifo. Perché l'ho letto tutto poi? Che schifezza. Grazie. E quanto rincula sta roba? Niente, niente. Avrei potuto ucciderlo, ma sono stronzo. Ah, fanculo, va là. Vabbè, tanto dovevo chiudere. Che partita del cazzo oggi. E ora lutta, stronzo. Bene. Bene così. Ah, ho anche acquistato questi, guardate, che me ne ero completamente dimenticato. Chiedi al tuo operatore per Londra. No, vabbè, chiaramente chiederò. Ho comprato questi. Ah, sì, mi Eagle, ricordo. buongiorno gatto, siamo a 6, grazie mille. Me ne ero dimenticati che in America sono stronzi. Ve l'avevo già fatti vedere? Non mi ricordo. Guardate che belli. Ah. Ecco qui. Quindi posso ricaricare le mie porcate anche in America adesso. Si era azzerato il conteggio della prima vergine, esatto. Usi il roaming? No! Che palle! E niente. Boh, questo ho preso anche. No, vabbè, ve l'ho già fatto vedere della cosa. La borsa, sono molto contento, è veramente fica. L'unico problema è che sbindola un po', ma ok. Però ottima, guarda, bella, bella, sono felice, bella morbida. Che poi, scusami, ah, oh, Dio mio, queste cose col velcro le vendono? Le vendono? Perché non ha senso, c'ho un'intera cosa da attaccarci, però non ne ho. Chi è che le vende queste puttanate qua? Oh, vabbè. Signori, vi auguro una buona giornata. Siete fantastici. Noi ci vediamo questa sera con la news super ficcante. Però vi lascio in ordine ai termosifoni, il video di Breaking Italy che vi linkerà Gabriel, Karim Musa, Simone che in teoria torna, la Robby, i termosifoni di nuovo e io che questa sera vi porto uno spettacolo che è incredibile. Mi raccomando, domani Moderation Day. Ok? Domani tutte le donazioni ai moderatori. Mi raccomando, domani vado via.